a tutti e bentornate in un nuovo video insieme. Come vedete dal titolo, il video di oggi è dedicato all'apertura, al test e al paciugo insieme, finalmente dei tanto desiderati, perlomeno da parte mia, acquerelli metallizzati di Action. Per chi ha visto il video del video haul in ritardo appunto di Action, ho fatto presente appunto di aver trovato un ultimo blister di acquerelli metallizzati e mi sono chiesta se appunto avessi la gamma completa dei vari colori, perché sapete che magari quando si va non è che si trova sempre tutto l'assortimento e troviamo a disposizione un po' i colori che rimangono. Una ragazza, Gloria, nei commenti mi ha detto che si è accertata che sembrerebbe che quelli al momento presenti, cioè sul viola, sul rosso e sul verde, la gamma completa di quelli che appunto mandano in Italia che si possono acquistare. Quindi ho detto va bene, sentiamo, buttiamoci perché io non ce la faccio più, non vedo l'ora di provarli, di aprirli, di vedere come sono, anche perché nel frattempo su altri siti magari vedo dei kit di colori metallizzati, acquerellabili, che dico caspita li prendo e poi dico no, aspetta, perché tu ce li hai, stai solo aspettando di avere in teoria la gamma completa. Comunque sembrerebbe che questi qua siano tutti quelli che possiamo appunto desiderare. Se poi avremo delle sorprese, chi lo sa, io non mi lamento di sicuro. Poi parlo così perché mi baso proprio solo sull'estetica, poi magari li proviamo insieme e vediamo che sono una ciofecata. Io spero veramente di no, soprattutto per quanto riguarda i colori argentati. Purtroppo manca un bell'oro, infatti per quello mi chiedevo se ci fossero altri colori, perché secondo me in questa palette sarebbe stato bellissimo un bell'oro acceso. Comunque, vabbè, ragionamenti a parte, dicevo, alcuni colori io li vorrei tanto utilizzare per impreziosire, comunque accentuare delle sfumature, quindi l'argento, l'oro in primis e poi tutti gli altri chiaramente a seguire. Ora, bando alle ciance, vediamo subito come sono fatti. Partiamo da questo qua, vediamo il primo che abbiamo a disposizione. No, si presentano in una scatola di plastica, poi magari negli anni, come ho visto per vari prodotti, può essere che cambieranno il packaging. Al momento si presentano proprio così, in una confezione di plastica banalissima, morbida, quindi niente di trascendentale. E gli acquerelli che andiamo a tirare fuori, ok, sono praticamente contenuti all'interno di un supporto in cartone. Vediamo subito che ci danno in regalo, cioè comunque compreso nel kit, questo pennello qua. Aspettate che, ok. Questo pennello qua, che per chi non lo conoscesse è un pennello veramente carino, ce ne sono di varie tipologie con varie punte, ma la cosa bellissima è che è un pennello a serbatoio, perché vedete, basta svitare qui, andare a caricare con l'acqua e abbiamo praticamente il pennello con una carica d'acqua per poter principalmente usare gli acquerelli, oppure nel mio caso quando uso delle matite acquerellabili dobbiamo andare a sfumare. È carino perché con una leggera pressione riusciamo ad avere un flusso d'acqua abbastanza costante. Questo ci evita l'atto del dover bagnare nell'acqua, dover sciogliere il colore, cioè no, questo lo dobbiamo fare, ma comunque bagnare nell'acqua e pulire. Diciamo che ci risparmiamo un pochino dei passaggi, ci semplifica la vita. Chiaramente la punta va pulita, però basta premere un po' e sciacquarlo magari su un fazzoletto e poi dopo magari sciacquarlo nel lavandino. Comunque, scusate la spiegazione sul pennello, ma mi fa ridere perché io è da anni che lo uso, quindi ora ne avrò una scorta industriale, anche perché capite che ha una durata veramente lunga nel tempo, a meno che non massacriamo le setole che sono sintetiche, però è difficile che insomma un pennello di questo tipo si vada a rovinare. Comunque, una cosa che avevo notato, scusate, lo rimetto un secondo dentro, e questo per me sarà un arcano, anche qui vi invito, chi ha informazioni più me lo spieghi, che come avevo visto tempo fa, mi sembra negli inchiostri, sì, negli inchiostri sempre della DecoTime che avevo appunto aperto e testato, hanno delle numerazioni, vedete, adesso non so se il riflesso le fa vedere, tipo 10, 89, 196, 73, cioè hanno delle numerazioni che dico, boh, ok, sono completamente a caso. In tutti e tre chiaramente non c'è una continuità, perché arriviamo per dire al 279 di questa cialdina qui, che dubito fortemente che questi siano 279, quindi ogni colore ha un suo numero, un nome di riferimento, e quindi io sono convinta che esistono, quantomeno in altre parti del mondo secondo me avranno un'altra gamma di assortimento, se no perché dare una numerazione non consequenziale, quindi dall'1 al 6 di un blister? Boh, non lo so, io sarà che mi faccio tutti questi viaggi, ma non posso farne a meno. Comunque, tornando al prodotto in sé,
vi dicevo che sono delle cialdine contenute in un supporto appunto di cartone, quindi confezione veramente molto semplice. Prima pecca tra virgolette negativa sono per appunto le cialde, nel senso che sono singole, si staccano, quindi uno potrebbe pensare, beh, sono comunque comode per il fatto che magari vogliamo usare un colore solo e quindi andiamo a prendere la cialdina del nostro colore, la utilizziamo e la mettiamo a posto, però è un pochino un ni per il packaging in generale, perché a forza di utilizzarle capiterà magari che accidentalmente uno sborda oppure cada nell'acqua, quindi questo materiale di carta tendenzialmente è destinato a rovinarsi, quindi o uno si improvvisa e si trova una confezione per poter mettere poi tutte le cialdine insieme, che avrebbe anche un senso, oppure sta veramente molto molto attento e le tiene per sempre in queste confezioni appunto loro. Comunque questa è una piccola ragionamento mio, un'osservazione mia, perché lavoro da tanto con i colori, con gli acquerelli, quindi più pratici sono, secondo me meglio è. Ora, il primo test che voglio fare è sicuramente sui classici cartoncini bianchi e nero. Ora ho preso dei campioni, nel senso che sono appunto dei rimasugli di vari lavori fatti in passato, e voglio questo, addirittura un pezzo di calendario di tempi, di ere passate, e voglio appunto vedere come si comportano questi acquerelli. Successivamente, se riesco e se ho tempo, spero tanto, di vedere un po' come si comportano con altri colori. Quindi io direi di partire. Non userò questo pennello, ma per il semplice fatto che, come vi dicevo, io ne ho veramente tanti e mi ricordavo già uno in uso nelle acquarellate che utilizzo, e quindi non ha senso per me andare a riempire, infatti ne ho già due qui, andare a riempire un altro serbatoio per comunque poi farlo asciugare bene per evitare cattivi odori quando ho già i miei pennelli. Vedete già questi, vi faccio vedere così vi fate una cultura generale dei pennelli. Cioè, guardate, questi io ce li ho almeno da 2-3 anni, credo, anche di più forse, e sì, si sono un po' usurate le punte, ma nulla di così eccessivo. Questa qua forse si è un po' allargata, infatti la uso ancora per fare magari delle superfici grosse, per fare delle cose da riempire, mentre questa la uso un po' per la precisione. Scusate se ogni tanto va fuori fuoco, ma sapete che muovendo gli oggetti cambia anche appunto il fuoco della camera. Comunque, vi faccio vedere, vediamo se recupero un fazzoletto, sì. Ah, e scusate anche per la voce, ma la piccola aiutante non so da dove ha tirato su una schifezzuola che ha pensato bene di attaccarmi, quindi a volte o tossisco oppure ho la voce nasale, insomma, per non farci mancare niente. Voglio partire da questo qui, che non è un oro, come vi dicevo, ma è un arancione. Mi ricorda tanto un ombretto che era uscito, penso, almeno 10 anni fa della Chicco, che era veramente molto carino. Quindi per usare questo pennello semplicemente, vedete, vado a premere e cadono già delle gocce d'acqua, e poi semplicemente vado a passarlo sulla mia cialdina. Vediamo un attimo. Allora, già posso dire che mi sembrano veramente molto morbidi, perché non sto facendo assolutamente fatica e vedo che il pigmento si sta sciogliendo proprio molto bene. Non ho utilizzato tanta acqua, ho dato solo uno spruzzo d'acqua, e vediamo già che la punta ha preso praticamente tutto il colore. Ora voglio vedere sul cartoncino bianco. Wow, ok, ragazzi, che meraviglia, io sono veramente contenta. Adesso chissà se lo farà vedere la camera, ha dei riflessi pazzeschi, perlomeno questo colore, credetemi, ecco, forse così. Guardate quanto brilla, io sono contenta, esterrefatta e sollevata, perché vi devo dire la verità, temevo che tutta quest'ansia dell'appunto dell'attendere di aprire questi colori poi si rivelasse un flop totale, perché appunto magari non rendevano a dovere, non si comportavano come è la premessa, come tanti ombretti, anche proprio per il trucco che troviamo in commercio, che magari sembrano super brillanti, super scriventi eccetera, li andiamo a mettere, magari hanno i brillantini sullo strato superiore e poi in realtà non scrivono niente, invece credetemi, questi qui scrivono, almeno questo colore scrive veramente veramente bene. Mi piace com'è la cremosità, appunto la composizione, mi piace il fatto che veramente è un metallizzato, e insomma, bello bello bello, sono proprio contenta, posso veramente tirare un sospiro di sollievo. Ora io, per non alzarmi, perché
ho il bagno, sì, qua abbastanza vicino, però stupidamente non ho preso una bacinella, però vedete che semplicemente pigiando e facendo scaricare la punta ha praticamente si è pulita e ha eliminato il colore, quindi posso fare questo passaggio poi per provare ogni colore. Ah, scusate, mi sono persa, vedetemi, sono persa un pezzo, volevo provare anche questo colore qui sul nero, perché ok, molto bello. Io sono convinta che i colori metallizzati, comunque di questo genere, con degli effetti un po' particolari, sulle carte scure, secondo me, rendono veramente, veramente bene. E se credo, adesso vediamo, ok, che con, guardate già anche con la camera, come riuscite a vedere meglio il fatto che sia altamente pigmentato e che scriva veramente bene. Belli. Belli, belli, stra soddisfatta. Dopo proverò a fare una seconda passata, perché chiaramente il nero esalta i colori, però fa anche vedere tutti i piccoli difetti. In questo caso, essendo un pennello sintetico, chiaramente si vede molto il tratto della pennellata. Con dei pennelli magari naturali, un cuore di bue, comunque dei pennelli a setole naturali, probabilmente l'effetto sarebbe diverso. Ora voglio provare questo qui. Quindi vedete, ho messo un pochino d'acqua, riuscite a percepirla dall'ombra, quindi non tanta, e anche qui vado a generare un pochino di pigmento. No, ma guardate che belle, veramente, ma scrivono proprio bene. Guardate, la punta è praticamente già subito piena di colore, ho fatto solo un pittino d'acqua. Pittino è il termine tecnico per indicare un po', cioè pittino d'acqua. Questo è spaziale, questo è veramente veramente spaziale. Questo potrebbe, se quello era un arancione, questo qua lo posso definire un bronzo carico, però anche lui veramente veramente molto molto bello. E vabbè, cosa vi devo dico a fare, sul nero esplode veramente, ha un'esplosione di sfumature che è fantastica. Aspettate, ok, faccio vedere adesso entrambi. Guardate che belli, che okay, così rendono decisamente meglio. No, sono proprio belli, belli, belli. Oh, che dire, io sono veramente contenta, ve lo ripeto, soprattutto per il fatto di aver aspettato. Cioè, ma guardate anche quanto colore in realtà è rimasto, cioè quanto colore si va a prelevare, veramente tantissimo. Cioè, scrivono proprio bene, bene, bene. È veramente una scoperta fantastica. Ora volevo sbocciare prima tutta questa palette. Ah, sono curiosissima di vedere il nero col nero come si comporta, ma è un po' come vedere appunto questo argento col bianco, quindi voglio sbocciare un pochino tutti questi e niente, lo faccio vedere in maniera un po' accelerata e poi ve li faccio vedere al dettaglio, così almeno andiamo anche un po' veloce, anche perché ne abbiamo ancora 12 da vedere di questo blister su con i toni del viola e del rosa e questo qua dei verdi. Ok, questo è lo swatch completo, cioè riuscite a percepire anche senza avvicinarlo troppo, a parte così, ecco, forse adesso vi rendete davvero conto, senza avvicinarlo proprio attaccato, che magari si nota di meno, non so se vi agevolo di più o di meno, cioè, ma guardate anche il nero sopra il nero, che bell'effetto che ha. Questo è quello che per me era fondamentale, nel senso lo scopo di prendere questi acquerelli, cioè il poter valorizzare dei colori tono su tono, perché è una cosa veramente molto difficile. Di solito lo si fa utilizzando appunto dei colori a contrasto che possono essere l'argento, il grigio, invece guardate anche la resa del bianco sul bianco, che bell'effetto, quindi basta che uno inclina leggermente e cambia l'angolazione per poter appunto vedere la resa di questo colore anche sulla tinta su tinta. Io che dire, veramente sono esterrefatta, mi piacciono tantissimo e sono contenta che sia arrivato questo giorno, veramente mi sento molto emozionata, perché già mi immagino tutta una serie di applicazioni di questi colori che
wow, cioè, bellissimo, spero di avere il tempo, non vedo l'ora di avere più tempo per poterli appunto utilizzare. Come vedete io ci vado abbastanza pesante perché vi dicevo questo pennello qua, le setole sintetiche, uno dei vantaggi che tende a rovinarsi veramente con molta difficoltà, quindi se anche lo strapazzo un pochino, insomma, problemi non ne dà. Un'altra cosa che ho notato è che uno dice wow che bello, mi fai vedere il fazzoletto, però guardate come su tre strati, perché il fazzoletto era piegato in tre, cioè guardate su tre strati come lascia il colore, cioè è veramente pazzesco, hanno un sacco di pigmenti. Cioè, io non ho mai visto dei colori così tanto, cioè colori intendo di questa tipologia metallizzati che sono fatti così bene, non mi è mai capitato, devo dire la prima volta sono stra felice, l'avrò detto penso un milione di volte. Ora, sempre per non tenerli qua 60 ore, perché questo è proprio giusto un'apertura e un test, vado ad aprire anche gli altri due blister che vi ricordo sono sui toni del fucsia violetto, sull'azzurro e sui verdi. Mamma mia, i verdi non vedo l'ora di vederli, perché secondo me i verdi, soprattutto sul nero, saranno una cosa tipo wow. Li vado ad aprire, li vado a sbocciare tutti e poi dopo ve li faccio vedere come al solito nel dettaglio. Eccomi qui, sono tornata dopo aver sbocciato tutti i colori come vi avevo detto. E tra l'altro mi sono accorta, avevo fatto un errore con il primo swatch, avevo saltato questa ciallina qua, mi ero proprio dimenticata, avevo fatto le prime due e poi le ultime, vedete l'emozione del provare questi colori che cosa mi fa fare, e quindi avevo saltato questo rame molto carico, non saprei neanche come definirlo, un rosso scarico o un rame carico, insomma, quel colore lì che ho swatchato chiaramente poi alla fine di entrambe le file. Oh, scusate, nella parte nera sono stata un po' creativa, ma in realtà non è stato voluto, è stato un errore, quindi ce la becchiamo così com'è. E questo è il, appunto, lo swatch finale di tutti i colori. Come potete vedere, soprattutto in questo verde qua e in questo qui, che era un violetto, sì, sono andata un pochino più giù pesante con l'acqua e quindi si stanno ancora asciugando, per il resto invece si sono già asciugati. Che dire, i verdi, adesso vediamo un pochino più da vicino questi qui, cioè sono tutti veramente super super pigmentati, come dicevo prima, veramente nessuno di loro delude, sono uno più bello dell'altro, quindi devo dire che secondo me rendono proprio, cioè fanno quello che promettono nell'anteprima, ecco, quindi uno li vede nella confezione e veramente fanno quello che insomma che ci si aspetta. Era veramente la mia paura più grossa, che non fossero così brillanti come appunto si vedeva dalla confezione, invece assolutamente benvenuti. La cosa bella è che anche sul nero si notano le sfumature che potrebbero essere un pochino più confuse, quindi come ad esempio questa qua e questa qua, quindi l'argento piuttosto che questo, che sono comunque a base chiara, però una è palesemente birra, ha dei riflessi dorati, mentre questa qua invece ha dei riflessi color lilla. Cioè sul nero soprattutto si vede veramente molto bene questa differenza. Un'altra cosa che ho voluto fare, e probabilmente avrei potuto farla anche su altri colori, nel senso che mi sono limitata a questa gamma di test, però appunto si possono fare su mille basi diverse, era vedere un po' sui tono su tono come si comportavano, e devo dire secondo me molto bene, cioè li valorizzano. Guardate, in questo caso io ho swatchato la palette questa qui con esclusione chiaramente di questo colore qua, che è molto molto forte, non lo assimilo più ai fucsia e ai rosa, ma è un colore veramente molto acceso, però guardate solamente i lilla e i rosa chiaro come rendono bene su appunto tono su tono. Beh, il viola in questo caso spicca tantissimo, ma anche gli altri, soprattutto se li utilizziamo per mettere in evidenza dei particolari, per rendere dei dettagli magari su tono, cioè guardate la bellezza, qui proprio si vede tantissimo, e rendono veramente bene, cioè rendono bene anche su tono, cioè guardate anche qua i verdi, e in questo caso beh, si vedono molto perché sono toni molto caldi, come vi dicevo mi manca un pochino la presenza di un bell'oro, un oro magari pallido, un oro un po' scarico, insomma qualche colore che non sia così, così forte come questi, invece abbiamo avuto solo un arancione e questi rame di diversa tonalità, però già vedete l'arancione sul giallo come perde rispetto al bianco, si vede, scusate avete sentito una botta, ho preso dentro al microfono. Cioè, rispetto al bianco veramente cambia tantissimo la resa, quindi già applicato su un sfondo giallo diminuisce di tanto la sua carica. I verdi, vabbè, non so neanche a parlarne, perché anche i verdi
hanno avuto veramente una resa spaziale. Chiaramente tra i verdi non ho sbocciato qui questo qua, perché lo accomunavo più a una gamma di celeste e di blu, e quindi l'ho sbocciato poi negli azzurri. Però sarebbe interessante veramente vedere ogni colore come si comporta su appunto cartoncini colorati. Scusate il mio dito in primo piano, massacrato, sporco, lercio, ma sentite, le persone creative d'altra parte sono così. Vi faccio vedere il rosso, che anche qui, guardate che belli, hanno reso benissimo, e qui ho voluto infilare appunto quella cialda che vi dicevo, di questo colore fucsia, ma in realtà è un magenta molto molto carico, quindi l'ho accomunato per lo più ai rossi, e anche qui ha valorizzato tantissimo i blu e gli azzurri. Scusate, mamma mia che schifezza di tosse, anche questi bellissimi. Chiaramente ci sono colori che spiccano di più e spiccano di meno, però dipende sempre dal tipo di risultato che appunto desideriamo, cioè se ne vogliamo impreziosire dei dettagli o se vogliamo appunto che si riconosca, come in questo caso, proprio il colore diverso. E poi ho voluto provare sulle cru sempre i colori caldi. In realtà sulle cru avrei potuto provare tutta la gamma di colori, non ci ho pensato, ci ho pensato in un secondo momento, magari più avanti proverò a ritestarli tutti proprio sulle cru. Anche perché in realtà volevo farmi una tabellina, uno swatch fatto un po' meglio, non solo questo su bianco, che comunque terrò scrivendomi poi i vari riferimenti, ma proprio su una magari più basi, quindi un foglio che sia cru, nero e bianco, e poi metterli tutti insieme. Che dire, belli, 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 e sono quasi dispiaciuti, e spero tanto che ne facciano altri, magari nel corso del tempo che ne escano altri, perché davvero hanno una bella resa. Quindi ricapitolo finale, assolutamente promossi, se li trovassi nuovamente in vendita li ricomprerei, sì, perché ne vorrei avere di scorta, perché secondo me rendono bene. Ecco, una cosa che non ho detto, e vediamo se c'è scritto, ma non credo, è la quantità. Allora, no, sicuramente non viene, infatti, non viene specificata, però vi posso dire che le cialde non sono proprio scariche, cioè sono delle cialdine di circa poco meno di un centimetro di altezza e sono quasi piene fino all'orlo, quindi non possiamo proprio dire che la quantità di colore sia poca. Devo dire buono, poi sapete perfettamente che il rapporto qualità prezzo, soprattutto da Action, su tanti articoli è veramente ottimo. In questo caso non posso proprio dire nulla, cioè costano poco, rendono benissimo, ce n'è una bella quantità, quindi secondo me dureranno un sacco. Un'altra informazione che vi posso dare, vediamo se lo recupero, il pennello, questo qua ho utilizzato, non mi ricordo, comunque l'ho svuotato praticamente un pennello, quindi per svuociare tutti questi due volte, tre volte ho svuotato un pennello. Questo mi ha fatto capire che comunque richiedono una buona quantità d'acqua per poter appunto sciogliere il pigmento, però poi vedo come si stanno seccando, che poi non sembrano risentire, ecco, di questa cosa, quindi va bene, ok, magari uno usa una spruzzatina d'acqua in più, dipende anche da quello che deve fare, però appunto mi sembra che non ne abbiano risentito. Assolutamente, assolutamente promossi. Lo ripeto, unica pecca negativa, sempre tra virgolette, perché poi magari per voi non è un problema, è il packaging e lo stoccaggio, perché mi chiedo queste cialdine, tipo adesso che sono parzialmente utilizzate, la rimetto dentro appunto nella sua scatolina, però appunto fa umidità, oppure troverò un modo per poterle mettere tutte insieme. D'altra parte sono anche carine, cioè se vi immaginate, vedete, una palette fatta con tutte le cialdine non occupa neanche tanto spazio e sarebbe sicuramente più pratica rispetto ad avere tutte le confezioni singole, però ribadisco, questo è proprio solo un mio pensiero. Bene, io penso di aver detto tutto, l'unica cosa che non ho menzionato è il prezzo, ma scusatemi, non me lo ricordo, però era veramente irrisorio, era una cosa, non mi pare proprio, cioè tipo sull'euro qualcosina di più, ma sicuramente giustificava il prezzo del prodotto e della confezione di tutto quello che insomma ci danno, considerato che, come vi dicevo, eccoli qua, danno anche compresi i pennelli con il serbatoio, che credetemi hanno una durata veramente veramente infinita, quindi avete scorte, a forza di prendere tutte le gamme di colori avrete una scorta di pennelli con serbatoio che vi durerà per anni.
Bene, io vi ringrazio, sono contentissima che è arrivato questo giorno, sono stata felicissima di aprirli, di farveli vedere e spero appunto di avervi dato quante più informazioni possibili nel caso in cui appunto vogliate comprare anche voi gli acquerelli e averli nella vostra gamma di prodotti creativi. Io assolutamente li consiglio e penso che li riprenderò perché, vista la resa, secondo me si possono davvero applicare in tanti tanti progetti e non vedo l'ora di farlo. Spero di poter fare qualcosa al più presto. E so, ho dei fogli che devo trovare nel marasma di carte, di fogli che ho in giro, che hanno dei disegni in foil già prestampati che però hanno base a cartoncino, quindi secondo me quelli da colorare col fatto che poi hanno il foil tutto dorato devono essere una roba bellissima. Va bene, basta, non è inutile che mi dilungo ancora, vi ho detto tutte le informazioni salienti, io come al solito vi ringrazio di aver visto il video, vi ricordo se vi volete iscrivere per non perdere aggiornamenti e cliccare sulla campanellina, in questo modo restiamo sempre aggiornati e se volete commentare, darmi il vostro parere se li avete provati o avete altre idee su come utilizzarli. Sono tutto orecchi, come sapete, amo tantissimo condividere. Grazie ancora e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!